Bello sguardo incontro l'assessore all'ambiente Peppino Troncone per parlare di un importante progetto che naturalmente riguarda proprio questa tematica, un progetto finanziato dall'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Assessore, di che si tratta? Allora, si tratta di un progetto che riguarda l'ambiente e anche la salute. Con questo progetto finanziato totalmente dal Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano, abbiamo voluto dare un bel segno al territorio, nel senso che forse saremo tra i primi comuni del parco a fare un monitoraggio sul materiale di cemento amianto, il cosiddetto Eternit, e poi da questo materiale con questo materiale che i cittadini ci vengono a segnalare, dovremmo provvedere alla loro raccolta e allo smaltimento con una ditta specializzata. Al di là dell'azione, diciamo, materiale che noi andiamo a fare, pensiamo che di fare un'azione, diciamo, di informazione, di sensibilizzazione della popolazione su questa problematica che interessa la salute di tutti. Sempre per quanto riguarda la salute di tutti, in questo progetto abbiamo pensato anche ai ragazzi e con i fondi che il parco ci ha dato già in parte, provvederemo a fare in questo bel paese dove c'è questo bel vedere, un bel parco giochi per i ragazzi utilizzando del materiale ecocompatibile. Un bel parco giochi che tra l'altro sorgerà dove recentemente l'amministrazione ha potuto realizzare un campetto dedicato alla memoria di un altro giovane. Sì, questo campetto noi l'abbiamo dedicato ad Emilio Pepe, un giovanissimo che purtroppo non è più con noi, e a questo bambino noi abbiamo dedicato già un po' di tempo fa questo Parco del Sorriso. Vorremmo completarlo anche grazie all'Ente Parco che ci dà questa possibilità. Per tornare alla prima parte di questo progetto, quella relativa all'amianto, lei diceva che il Comune ha messo in campo un'azione di sensibilizzazione, adesso insomma occorre invitare i cittadini a fare le loro segnalazioni, come possono fare? Sì, in pratica questi cittadini possono andare sul sito del comune dove abbiamo predisposto sia l'avviso che una modulistica, la possono scaricare e comunicarla o via mail oppure all'ufficio tecnico che sta provvedendo già da adesso a recuperare questi dati. Poi si farà un'elaborazione di questi dati, vedremo quanto materiale c'è da smaltire. Certo, la problematica economica di questi tempi è sempre importante e poi si vedrà in che modo fare. Certamente, faremo questa azione e questo materiale che poi sono le lastre di Eternit, sono le grondaie, sono i pluviali, sono tutto questo materiale che spessissimo, anzi le stiamo leggendo in questi giorni sui giornali oppure sentiamo per radio, per televisione, questo materiale che spesso dà origine a delle discariche abusive che vanno poi ad inquinare i valloni con altre conseguenze. Ultima considerazione, questa volta però cambiamo argomento, Assessore, per ricordare ai nostri amici che ci seguono un appuntamento con il gusto molto atteso e molto importante dedicato alla sfogliatella. Sì, noi il giorno 27, sabato 27 settembre, nel pomeriggio avrà inizio la 13ª edizione della Festa della Sfogliatella. Vogliamo sempre promuovere questo prodotto che è molto tipico, per la verità anche molto diverso rispetto ai diversi prodotti del Cilento, però noi ci teniamo, è un prodotto anche apprezzato. Ci stanno lavorando dei laboratori con delle ragazze che stanno facendo proprio laboratorio sulla sfogliatella e noi come amministrazione, come Prologo, come altre associazioni del territorio cerchiamo di dare sempre una mano affinché, diciamo, questo territorio non venga completamente abbandonato, dimenticato. E allora grazie all'assessore Troncone, grazie per la collaborazione anche ad Andrea Troncone e a voi per l'attenzione.